Harlem Sì, oggi abbiamo voluto aprire in questo modo, insomma, per via di quello che è successo a Boston, che ci auguriamo davvero non accada mai più. Purtroppo siamo in diretta, quindi non potevamo aprire in maniera allegra come il nostro programma, come è successo ieri, però insomma, Tiziano. Teschettino. Insomma di tutti gli americani, ma del mondo intero, insomma, che ieri è stato scosso da questa notizia che speravamo non accadesse più da 10 anni a questa parte, però evidentemente non siamo ancora pronti. Esatto, ho aperto io perché è appena accaduto l'hangout, perciò tra poco insomma ci colleghiamo con Mitch che voleva esprimere anche lui insomma, il suo pensiero riguardo a quello che abbiamo appena visto. Quindi aspettiamo un attimino, dovrebbe arrivare Mitch in hangout. Come sapete il nostro programma si chiama Senza Rete. Perciò tutto questo può succedere perché siamo live e siamo in diretta. E adesso ecco, vedo Mitch collegato con noi da Milano. Mitch, ci sei? Mitch, riesci Dai, a non ti rubare la sentirmi? maionese, Laura. Non te la rubare, dai. Ci sta rubando la maionese. Non riusciamo a sentire Mitch. Con le patatine fritte non ha. Bene, chiedo alla regia cosa faccio. Io vado avanti. Ok, vado avanti, perfetto. È molto difficile, insomma, scusate, a parte il problema tecnico, insomma, cominciare in questo modo è davvero molto difficile. Però andiamo avanti, cominciamo realmente il nostro Senza Rete e raccontiamo qual è il tema di oggi. Oggi parleremo di Amore 2.0. Quindi sappiamo tutti, significa amore ai tempi dei social media. Quindi in qualche modo vogliamo capire come la tecnologia ha cambiato i nostri rapporti personali, no? Perché tanti amori che nascono sui social network come Facebook, come Twitter. E ne parliamo con un sacco di ospiti che vedrete collegati più tardi in Hangout, ma ho un ospite proprio qui con me, da Roma, l'ho interpellato prima, volevo che anche lui esprimesse insomma, il suo pensiero. E do il benvenuto a Tiziano Russo. Ciao a tutti, buongiorno, Buongiorno, grazie, grazie a grazie per te, essere con grazie a noi. Perfetto, voi, grazie da Milano. allora Tiziano, Sì. tu sei un filmmaker giovanissimo perché hai 27, 27 non mi anni. spaccio ancora per un 27enne, però 27, tra pochi mesi 26. ancora sì. E vabbè, comunque sei giovanissimo, però hai all'attivo tantissimi lavori perché hai fatto molti videoclip, spot pubblicitari, per esempio molti videoclip del Negramaro, uno uscirà proprio adesso, una storia semplice. Uscito venerdì, quindi è online, insomma, poi su tutte le varie emittenti televisive musicali da venerdì. Per loro ho girato molti videoclip, anche per altri artisti, insomma. Ok, quindi diciamo tantissimi spot pubblicitari, tantissimi videoclip Sì. e vorrei presentarti però al nostro conduttore da Milano, Mitch, che a questo punto dovrebbe essere collegato. Mitch, mi riesci a sentirmi? Ti riesco a sentire, ci siamo, Selenia, sono qua con i virus, Ciao, ciao siamo Sele. Ciao a presenti tutti. Virus. dal Westin Palace di Milano, oggi un'altra delle splendide camere qua come location, da dove stiamo guardando te, bellissima come di ieri, anzi meglio di ieri direi, vero? Più bella di Più ieri. bella? Sì, Ma ogni giorno grazie, sono sarà il bianco che contentissima. ti dona. E il tuo Grazie. ospite, il tuo Direi che mega non è ospite, bellissimo come Selenia, anche lui, vabbè. un figurone, un figurino direi. Figurone, Con questo figurone. pantalone verde militare, questa maglia No, nera. è grigio, È grigio, dice. vamos. Mitch, Ma non fa caldo?
Ma Si in sta realtà bene. si sta bene qui, Si sta bene. sì, si sta bene. Certo, abbiamo un po' di luci, però devo dire che si sta belli freschi. No, perché a Milano si sa, no, che la temperatura è bassa rispetto a Roma, quindi siamo anche coperti, tranne loro due, perché giustamente io me li porto anche, sono i miei buttafuori, quindi ci sta che fanno, Sei cioè, tu che sei troppo, sei tu che sei troppo, guarda che fai muscolo. vedere il muscolo, fai vedere il muscolo. Ah, scusa, qua ci sono 28 gradi. Senti, Mitch, mentre cercavamo di ricollegarci in Hangout, io intanto ho presentato il tema della puntata di oggi, che è Amore 2.0. Sì. Cosa vuol dire? Spiegaglielo, Selenia, spiegagli a Nico cosa vuol dire amore 2.0, perché lui è rimasto ancora al web quando era 00, capito? Tutta l'evoluzione di oggi se l'è Posso persa. dire che forse avrai pure avuto qualche esperienza, cioè noi intendiamo l'amore e il sesso ai tempi del web, cioè per esempio, no, faccio un esempio, No, guarda, esperienze zero, ma dai, Buffo. cioè tu non l'hai mai conosciuto, non hai mai adescato una tipetta su No, sono Facebook? antica. Sì, lui ci prova tutt'oggi. Gli piace il contatto. Effettivamente è un po' freddo, no? Non è freddo cercare Sì. di conquistare o portare avanti una relazione sul web solo con internet. È vero che il mondo di internet ormai oggi ha cambiato totalmente il modo di vivere delle persone. Pensate un po', una volta uno, anche quando aveva un piccolo bisognino, no? Come prima, prende, va in bagno, come prima perché Aldo prima si è allontanato. Gli ha fatto ritardo per Aldo, diciamo la verità, perché si è dovuto allontanare che doveva andare al bagno. Ah, beh, andiamo bene. Succede, no? Spesso e volentieri succede a Fatto la chiunque. pipì, però. Vabbè, lascia stare, i Cioè, particolari possiamo evitarli magari anche. uno pensa qua, web, cose, pipì. E una volta, no? Uno andava, prendeva la rivista e se la sfogliava. Postal market. Posta al market. E magari, capito, capitava anche di autocelebrarsi da solo davanti al posta Esatto. al market. Oggi non fai più neanche quello. Cioè, oggi tu vai al tuo, diciamo, Ma di che il tuo cosa stiamo ufficio, parlando? come faceva Fonzi, e ti metti col tuo iPad, magari scrivi il messaggino, sei lì che controlli il tuo iPhone. Quindi internet in realtà ha proprio cambiato il sistema di relazionarsi. Sei d'accordo, Selenia? Sì, sono d'accordo. Devo dire la verità che ci sono cascata anch'io una volta con un risultato Dove? pessimo. Ah! Ah! Non Dove parlo di sei andata? Attenzione, sesso, eh. rivelazioni. No, non parlo di sesso, Mitch, non uccidetemi. Dico, però ho conosciuto per esempio una persona su Facebook, vabbè, lo dico perché insomma mi è successo, è vero. E poi quando ci siamo ed eravamo praticamente innamoratissimi su Facebook, poi ci siamo incontrati dal vivo e proprio zero, cioè Cioè, diciamo che a pelle. lui è tipo quello che mette le foto super palestrato, così poi alla fine quando l'hai visto era una roba scassata. Scusa, Era un scassato dalla notizia. nerd. Beh, ma a volte riesci anche a camuffare, è il tuo. Tu, cioè, sì, Lui. eri più bella su Facebook. Eh beh, sì. No, vabbè, noi in realtà abbiamo fatto una cena, poi proprio abbiamo capito che niente, non si poteva fare. Beh, E il tuo. l'avrà portata da McDonald's. Certo, immagino. No, e il tuo ospite invece lì? Ha mai Ha avuto fatto più relazioni? cene il suo ospite. No, guarda, sì, no, devo ammetterlo, sì. Cioè, diciamo che non ho avuto poi una vera e propria relazione anche dopo la conoscenza, magari sui social network. Però succede di conoscere un po' di gente, di magari sentirsi per un mesetto. Poi sono queste storie brevi, secondo me. Molto intense, ci cioè sono intense per quei giorni in cui ti messaggi tutto il giorno, magari rischi anche le videochiamate con Skype o Facebook Certo. stesso, però sono comunque sempre molto intense ma brevi, poi cambi subito magari, c'è già l'alternativa. Ma sei sicuro che sono brevi però? Perché tanti Vabbè, no, di brevi sono brevi, sono tante ma brevi, o se no sono poche ma lunghe, boh. No, beh, ma ci sono delle relazioni che durano nel tempo. Quello che io dico è il nerd, o comunque quello che si collega, che va su internet e passa delle ore, magari io dico in modo simpatico, a pasticciarsi, dall'altra Pasticciarsi. parte. No, però è così, no? Dall'altra parte hai queste splendide ragazze, o comunque chi sta chattando con te, però la trovo fredda come situazione, come amore. Cioè, come ti fai a innamorare? Cioè, Metti la sul spento il calorifero. computer, sei da solo. Sei Ma proprio. secondo me posso. Vai, vai, Secondo dimmi. me è un'evoluzione poi delle vecchie lettere d'amore. Perché prima scrivevi magari lettere a una persona che avevi solo visto per strada, chiedevi un indirizzo. Cioè, io non lo so perché sono nato ovviamente nell'era di Lo sa, internet. Però ma forse succedeva anche questo, che scrivevi delle lettere e magari non la vedevi mai. però non è pericoloso. Tu No, non era, pensa, oggi potevi. magari hai una relazione con questa ragazza distante, vi mandate delle immagini anche un po' sexy, giustamente per Selenia, cercare insomma. di. No. Esatto.
No, Una volta ti mandavi soltanto la letterina con una foto, al massimo quello che potevi fare era condividerla con i tuoi amici presenti lì. Oggi la prendi, la carichi sul web, l'immagine della tua ex fidanzata fa un giro. del Guarda, mondo. Belen, guarda, ormai Guarda tutti sanno com'è Belen, Belen infatti, nell'intimità. Belen insegna. Io non l'ho visto col mio. Ma per piacere. Io neanche. No, è vero. Miccio, ma invece tu posso sapere la tua esperienza? Ma Io chi sei tu? sono un sono un Un maniaco. pasticcione. Ogni sera passo delle ore a chattare con tutte le mie fans. Con le Tu ci stai fans. Ah, No. a proposito, devi salutare Emanuela, che oggi Chi è ti scrive. Manuela? È una tua Una fan. giusta. Ciao Manuela! Un bacione! Un bacione. Selenia, io Sì. volevo dare la parola anche a una ragazza, visto che ho notato che nell'hangout c'è una splendida fanciulla con un paio di cuffie coloratissime. Credo che sia un'attrice, giusto? Sbaglio? Sì, no, non sbagli assolutamente. Adesso te la presento subito. Lei è Maria Vittoria Barrella ed è la protagonista del film A Quadro. Ciao Maria Vittoria. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Maria! Ciao Maria. Ciao, ciao. Raccontaci la tua esperienza vera, poi parleremo di quella del film. Sei giovanissima, quanti anni hai? 16, 17? 21. 21? Ma sul web sembro più giovane, evidentemente. Effettivamente, anche perché per entrare su Google, quindi usare l'hangout bisogna essere maggiorenni, quindi c'ha ragione. 21. Poi Dietro, ricordiamo e dietro. diamo anche le coordinate, anzi le do adesso, ne approfitto. Per video partecipare, entrare qua con noi e quindi diventare protagonisti come la nostra amica, diventare contenuto, è semplicissimo, basta andare su Google Più, iscriversi e poi successivamente andare sul nostro sito www.ilike.tv e accedere cliccando il bottoncino rosso diretta Hangout e sarai qua a partecipare con noi. Ritorniamo con te. Raccontaci una tua esperienza di vita. Attraverso il web, ma in Attraverso il web. realtà sì, chiaramente in realtà non sono una grande sperimentatrice di questo mondo, non lo conosco molto bene. Lo sto conoscendo, l'ho conosciuto anche attraverso il film, soprattutto ho iniziato a indagare lì. Ma penso che una cosa interessante di quello che del web è che tu possa selezionare cosa far vedere o meno di te, mentre invece se ti incontri così, pelle, cioè faccia a faccia con qualcuno davvero, non puoi scegliere cosa mostrare e cosa no. Mentre lì è tu, cioè, puoi esplicitare quello che ti piace, se non vieni bene puoi anche cambiarlo. Certo, ti modifichi. Vabbè. Photoshop. Io no, però giuro. Photoshop salva la vita, Dicono di sì. Ritorniamo da Selenia. Selenia. Sì, Mitch, senti, ti voglio far vedere anche a casa ai nostri ospiti in Sì. Hangout, un lunghissimissimissimo bacio che è praticamente un estratto da un videoclip del nostro amico Tiziano che è qui da noi, perché lui ha racchiuso il concetto di amore in un lungo bacio che dura 3 minuti e mezzo di un videoclip. Adesso noi ne vediamo solo un estratto. Comunque, il videoclip è dei My Secret Windows e si intitola When I Was Young. Vediamo un po'. Vai. Ah, però c'era un po' di passione in questo videoclip. Però ne parliamo tra pochissimo perché adesso è arrivato il mio momento preferito, quindi lancio la pubblicità. Ci vediamo tra poco. Do the Harlem Shake.